Quella che stiamo attraversando è la Settimana Santa. È detta anche Grande Settimana ed ha avuto inizio con la Domenica delle Palme e si conclude con il Triduo Pasquale. Oggi, il giovedì della Settimana Santa, è l'ultimo della Quaresima. La Chiesa celebra il giovedì della Cena del Signore e ricorda sia l'istituzione dell'Eucarestia e del Sacerdozio. Il Giovedì Santo è caratterizzato dalla Messa del Crisma e dalla Messa della Cena del Signore. La Messa del Crisma è la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo nella Cattedrale della Diocesi insieme al suo presbiterio e a tutto il popolo a lui affidato. Tale celebrazione vuole esprimere visibilmente l'unità della Chiesa locale raccolta intorno al proprio Vescovo. Questa mattina alle 10 il Vescovo Armando Trasarti ha fatto ingresso quindi in Cattedrale, seguito dai sacerdoti, per la celebrazione della Messa Crismale. Cerimonia durante la quale Trasarti ha espresso innanzitutto un sentito grazie al Collegio Episcopale, un grazie ai preti per tutto quello che riescono a fare anche a fine sacerdozio, perché, citando le parole di Papa Francesco, dice: un prete non va mai in pensione, si può raccontare Dio a 80, 90 anni ed anche oltre. Ma il Vescovo chiede anche scusa per non essere sempre presente ed attivo come vorrebbe, anche perché l'atto di fede, dice, va rinnovato continuamente. Poi nel messaggio, rivolto ai sacerdoti, li invita a ricercare in queste giornate l'intimità spirituale, perché solo l'intimità con lo Spirito salva il nostro ministero, dice il Vescovo, dai rischi a cui è esposto, come il protagonismo o quello di diventare dei burocrati del sacro o della disillusione. La giornata poi si è conclusa alle 18 con la messa in Cena Domini. Domani, invece, Venerdì Santo, Monsignor Trasarti sarà in cattedrale alle 8 per le lodi e alle 14 a San Pio X per la Via Crucis, sempre alle 18 in cattedrale per la celebrazione della Passione di Cristo. Sabato alle 22 invece veglia pasquale e i battesimi degli adulti. Domenica di Pasqua il Vescovo alle 11 in cattedrale presiederà la solenne pontificale.